Buongiorno a tutti, mi chiamo Igor Falcomatà, sono un quello che in italiano suona un po' male, un penetration tester, quindi sono uno che fa simulazioni di attacco, ovviamente in un ambito controllato, in un ambiente controllato, è quella la cosa importante per verificare il livello di sicurezza di reti, applicazioni, sistemi, infrastrutture, eccetera, eccetera. Secondo un vecchissimo motto che esiste come moltissimi postulati nella sicurezza informatica, che è try to break into your system before hackers do it, cioè provate a sfondare, a entrare nei vostri sistemi prima che gli attaccanti lo facciano realmente. Mi occupo di sicurezza informatica da qualche annetto e tra le varie cose sono il fondatore di sicurezza.org, che è una sono alcune mailing list, in particolare una che si chiama ML, che si occupano di sicurezza informatica. Quando è nata nel 98 aveva un senso, adesso forse con i forum, con internet, con tutte queste cose qua ha un po' meno senso, però ancora qualche messaggio ogni mese o ogni anno passa. Sono attivo nei vari BZLUG, RLUG, FLUG, dipende da dove, da che cappellino, da dove risiedo in quel momento, ma fine della fiera. Parleremo oggi di IoT e di IoT security in particolar modo. Per prima cosa, velocissimo, visto che abbiamo poco tempo, cos'è IoT? Già lo sapete, non ve lo sto a spiegare, sono tutti quegli affari che noi sempre di più ci mettiamo in casa, dal nostro frigorifero, alla nostra televisione, al nostro smartphone, alla fine della fiera è anche quello un oggetto bene o male che ha a che fare con l'IoT. Secondo tutte le statistiche ha una crescita esponenziale, si stima che ci saranno, che ci siano già 20 miliardi di dispositivi più o meno connessi in qualche maniera direttamente o indirettamente a internet e che questi arriveranno a 50 miliardi nel 2020 o cose di questo genere. Quando si parla di IoT si parla sostanzialmente di qualsiasi cosa che abbia utilizzi la tecnologia IP e parli con un command center o direttamente con altri oggetti e cose di questo genere. Okay. Tant'è che il termine più usato è Internet of Things, l'internet delle cose, ma si parla anche di Internet of Everything o di Internet of Machines o addirittura un machine to machine, okay? Quando si parla di oggetti che tra di loro in reti mesh o similari si scambiano informazioni e prendono decisioni su, su cose da fare in base a un'intelligenza pseudo artificiale o così via. Internet of l'avete sentito? Internet of server? Security? Skynet? Internet of shit è un bellissimo account su Twitter dove vengono raccolti tutte le failure di tutti questi oggetti collegati direttamente a internet. In particolar modo se andiamo a vedere quando ho fatto queste slide, era proprio il periodo in cui, non so se lo ricordate, Alexa, che è l'oggettino che ha fatto Amazon per avere in casa una cosa a cui puoi dire ordinami delle patatine fritte oppure ordinami delle mutande di riserva e così via. Ecco, c'è stato un periodo, qualche 6 mesi fa mi pare, in cui i device Alexa hanno incominciato a fare delle risate sataniche. Sul serio, non sto scherzando, ok? Quindi addirittura la terminologia è molto confusa, ok? Cosa cavolo significa tutta sta roba, I2M, eccetera, eccetera. Alla fine della fiera stiamo parlando di oggetti. Oggetti che parlano con altri oggetti via rete, di solito rete IP, ok? Che possono essere di qualsiasi tipo, ok? Questa definizione, queste slide che vedete rubate qui, le ho rubate da un talk che ho fatto con Marco Calamari in una Cassandra di Punto Informatico, per chi lo conoscesse, a un evento che è molto interessante che si chiama E-Privacy, che viene tenuto una o due volte all'anno, dove si parla di diritto delle nuove tecnologie oppure di privacy o cose di questo genere, e vengono anche assegnati i Big Brother Awards a quelle società che si sono distinte, tra virgolette, per essere particolarmente poco interessate alla nostra privacy o viceversa, troppo interessate alla nostra privacy, più di quello che sarebbe legittimo fare. Utilizzi e utilizzatori di IoT, questo è interessante. Qui adesso abbiamo fatto la parte introduttiva, questa parte qui invece cominciate a metterci un po' di cervello. Se cercate Internet of Things su Google trovate pochi risultati, okay? 40 milioni di risultati. Ma quello che mi interessa a me, quello che interessa a me è l'utilizzatore più che l'utilizzo, cioè cosa posso fare con IoT? Tutto.
cosa mi interessa fare? Qual è il vostro rapporto, il mio rapporto con l'IoT? Guardate a pensarci. Non utilizzate IoT? C'è qualcuno che non utilizza IoT qua? Bene, questa è già una buona cosa. Parliamo di consumatori, utenti privati, okay, tutti quelli che hanno il Fitbit, il cellulare. Parliamo di utenti business, si comincia a parlare anche di industrial IoT, quindi l'internet delle cose in ambito industriale, cose di questo genere. Parliamo di rivenditori, parliamo di cose di questo genere. Mi interessa soprattutto se c'è qualche sviluppatore di IoT, perché la parte di security devono incominciare a implementarla principalmente loro. Quindi appurato che il vostro utilizzo di IoT non è nessuno, perché nessuno ormai nel 2018 può pensare di non avere a che fare con l'IoT, al massimo se pensa di non avere a che fare con l'IoT è un utilizzatore passivo di IoT, ma l'IoT ormai c'è, perché è nella vostra automobile, è probabilmente o sarà se non lo è già nella vostra TV, è nel vostro telefono e a brevissimo sarà anche nella vostra caldaia, è già nei vostri contatori della luce, eccetera, eccetera. È nel vostro semaforo sotto casa, le città cominciano a fare ampissimo uso di IoT per quel che riguarda i sensori di parcheggio, i sensori di environment e cose di questo genere. Ok? Vittima di IoT, una cosa interessante, la miniaturizzazione di questi oggetti permette anche di fare delle cose molto sgradevoli, sia legali, tra virgolette, quindi lawful interception, eccetera, ma anche illegali. Se io voglio fare un localizzatore GPS da mettere sotto la macchina di guido, ormai lo faccio con un affare grosso così, io lo attacco sotto la macchina con una batteria e se non va a cercarlo espressamente non lo troverà mai. Oppure posso prendere un routerino, un Raspberry, una di queste appliance, anche qui con batteria, infilarlo nel vostro ufficio su una porta di rete e avere un accesso alla vostra rete aziendale senza che voi ve ne rendiate conto. Fino ad arrivare a quello che secondo me è perfetto, anche se in realtà esiste da un sacco di tempo, per se io domani dovessi progettare una backdoor, un oggetto, un trojan che stia sulla rete di qualcuno, lo metterei nel firmware di una stampante. Sapete come funzionano le stampanti in ambito aziendale adesso? Voi di solito andate da un fornitore, comprate un contratto, fate un contratto, si chiama costo copia, in cui lui vi porta le stampanti, ve le attacca, voi non sapete niente di quelle stampanti e per 3 anni stanno lì. L'installazione è loro, la manutenzione eventuale è loro, eccetera. Avete mai visto? Se non l'avete mai visto, cercatelo. Su Google c'è gente che fa girare Doom sul display dell'HP LaserJet a colori. Okay? Quindi firmware delle stampanti è un oggetto particolarmente malleabile e interessante per chi volesse fare di questi oggetti. È un affare che sta nella vostra rete, su cui voi non avete nessun controllo e che può fare delle cose divertenti. Ma non è quello che ci interessa oggi, per cui questo ve lo davo solo come spunto. IoT e sicurezza. Questa non potevo non metterla, questo è un Twitter così twittato e ritwittato a cui non si sa, riesce neanche più a dare l'attribution. La S in IoT sta per sicurezza. Dov'è la S in IoT? Non c'è, ok? Altro articolo, non di ieri, non dell'altro ieri, ma se non mi ricordo male, del 2013. Internet of Things, more like the Internet of Attack Vectors, cioè l'internet delle cose, ma più che altro l'internet dei vettori d'attacco. Vediamo un po' la tecnologia che compone tutta questa bolla che si chiama IoT. Allora, l'IoT è composto da un po' di roba nuova, fica, interessante, fatta apposta per l'IoT, ma in realtà alla fine della fiera c'è un sacco di tecnologia già super conosciuta, quindi web 2.0, mobile, chiamate Ajax, server RPC, cose di questo genere. C'è un pochettino di tecnologia embedded e legacy, nel senso che alcuni dei firmware, alcuni dei sistemi operativi che si usano in ambito IoT in realtà si usavano già, semplicemente non si chiamavano IoT, pensiamo a VxWorks o pensiamo a sistemi operativi di questo genere, fino addirittura arrivare addirittura a dei pezzi, delle cose che si usano molto in ambito SCADA. Sapete cos'è SCADA? Sono i sistemi di controllo e i sistemi di raccolta dati in ambito industriali, ok? Quelli che nelle fabbriche fanno costruire le macchine, i frigoriferi, i pali di ferro e così via. Ci sono molte differenze tra IoT e SCADA, ma ci sono anche delle analogie, ok? Cercheremo anche qui di delineare un po' differenze e analogie. In particolar modo, adesso piano piano comincia anche a diffondersi questa roba che si chiama IoT, Industrial Internet of Things, cioè l'utilizzo di tecnologia IoT in ambito industriale.
La prima differenza grossa tra l'IoT e gli oggetti in ambito ICS SCADA è che di solito gli IoT sono ingegnerizzati time to market, quindi velocemente e, perdonate il latinismo, spesso ad cazzum, mentre in teoria l'ambito industriale è una delle poche cose a cui badano molto, è proprio la quantità e la, diciamo, la capacità dell'oggetto di resistere all'usura, di resistere a tutta una serie di situazioni. Poi la sicurezza fa orrore anche in ambito ICS SCADA, ma almeno l'ambito ingegnerizzazione, l'ambito qualità di solito è molto più curata. Quella in più nell'IoT si spera che sia perché vogliono applicare i processi di produzione dell'ambito ICS SCADA agli oggetti IoT da mettere in rete fabbrica. Perché questa roba qui ha dei problemi? Il primo motivo è semplicemente una questione di linee di codice. Non so se lo sapete, se vi occupate di sicurezza o comunque di ingegneria del software, probabilmente ve l'hanno detto, ma c'è un rapporto diretto tot numero di righe di codice, tot errori nel codice. Matematico, non, statistica, non si può farne, non si può prescindere da questa cosa. Mettiamo che ogni 1000 righe di codice ci sia un errore. Di questi errori, ogni 1000 righe di codice, ok, 1 su 10 di questi errori ha un impatto diretto o indiretto sulla sicurezza informatica. Ok, quindi facendo 1 più 1 più 1, più ci sono righe di codice e più è facile che ci sia un errore in queste righe di codice e più è facile che uno di questi errori abbia un impatto sulla sicurezza informatica. Okay. Qui ci sono un paio di esempi, siamo andati sulla Luna con meno di 10.000 righe di codice, okay. Un pacemaker ha circa 100.000 righe di codice, come anche ne aveva Photoshop 1.0 quando è uscito. Adesso Photoshop è sopra i 3 milioni e mezzo di righe di codice, il kernel di Linux, ed è interessante, ha 65 milioni di righe di codice, comprese le applicazioni, diciamo, nel pacchetto base di una distribuzione Lenny, quindi Debian un po' vecchia, okay? Windows XP rispetto a Windows 3.1, parliamo di 43 milioni di righe di codice rispetto a 2 milioni di righe di codice. E poi, vabbè, anche quello sugli F-35, no, F-22, e Boeing 787, eccetera. Altro esempio, macchina non industriale, macchina dell'era moderna, okay? 50 milioni di righe di codice. Cos'è il problema? Quello, migliaia o milioni di righe di codice insieme a oggetti poco costosi, perché il tipico oggetto IoT deve essere poco costoso, pensate al Fitbit, quanto può costare un braccialetto che vi rivela i battiti, ok? E che ha un ciclo di vita, un time to market che deve essere molto veloce, perché se io ho un'idea intelligente, facciamo un braccialetto che rileva i battiti, bella idea, ma quanti ce l'hanno avuti al mondo in quel momento, quindi io una volta che ho l'idea devo realizzarla nel minor tempo possibile. In più un sacco di questa roba usa il C, che di per sé non è un problema se è fatto bene, ma ha notoriamente, per chi fa ingegneria informatica lo saprà, ha notoriamente delle problematiche di gestione della memoria che sono molto più delicate di quelle di altri linguaggi che si chiamano di scripting o comunque più di altro livello. Quindi mettete insieme questa cosa, milioni di righe di codice, oggetti sviluppati in più in fretta possibile che devono costare poco, con un time to market molto basso, scritti in C, che cosa mai potrà andare storto? Il problema quindi è che c'è troppo software? Sì, cioè sicuramente è un problema, ma va gestito con un'ingegneria del software, con una qualità del software fatta bene. Il problema non è che c'è solo troppo software, il problema è che c'è troppo software scritto, perdonate di nuovo il latinismo, ad cazzum, cioè molto software scritto velocemente o senza le opportune linee guida di sicurezza del software e cose di questo genere. Questo un po' per quello che abbiamo detto prima, un po' anche perché spesso, giustamente, in questo modello di business, chi scrive un'applicazione, il firmware di un oggetto di questi affari qua, spesso è un neolaureato o addirittura comunque una startup della gente che si è messa lì e fa questa cosa qua. Non che un neolaureato non possa scrivere del codice bellissimo, no, però uno a uno, diciamo, l'esperienza, l'aver vissuto una serie di situazioni di solito aiuta ad avere un approccio più difensivo, una mentalità più difensiva. Infatti è molto importante ed va molto bene quello che sta succedendo adesso, cioè che nelle università si parli sempre di più di qualità, di sicurezza, di ingegneria del software e di cose di questo genere. Io mi ricordo quando non ho fatto l'università, quindi stiamo parlando del 97-98, non ho fatto l'università, uno dei vari motivi, l'altro era che non c'avevo voglia di studiare, no, ma uno dei motivi per cui non ho fatto l'università è che mi interessava già la sicurezza informatica
e su un corso di laurea di 5 anni il programma di sicurezza informatica erano tipo 3 giorni. Adesso per fortuna le cose sono molto cambiate, penso a Polimi, penso a Crema, penso anche a Venezia, a Padova, tutta la serie di, magari qualcuno qui c'è anche di, dei vari hacking group delle varie università che si stanno facendo valere in, in giro per il mondo. Parliamo dell'hardware micro, cioè dell'hardware proprio degli affarini, ok? Allora, l'hardware di questi affarini, il primo problema che ha è che questi affarini hanno un firmware, hanno un hardware che spesso non è pensato per far girare un sistema operativo multiutente, multiuso e con le protezioni. Quindi hanno una gestione della memoria flat, ok? Se io riesco a scrivere nella memoria, sono, non ho una differenza kernel, user space, cioè c'è un unico software che gira. Se io abuso di qualche input di quel software per andare a fare un overflow a sovrascrivere, sono direttamente in memoria. Molto spesso non hanno quelle misure di sicurezza che hanno gli apparati server o client che usiamo adesso, quindi l'impossibilità di eseguire codice nello stack o cose di questo genere, ok? Non hanno neanche il ring nella CPU, quindi non hanno una differenziazione tra kernel e user space. Non tutti, alcuni sì, alcuni no. E anche qui spesso, soprattutto negli affari micro più piccoli sono, è tutto scritto sempre in, in C, quindi con tutte le problematiche che questo comporta per la parte di memory mangling e eccetera eccetera, ok? Questo è l'oggettino, quindi il braccialetto e così via. Lo step successivo spesso è il controllerino, quindi un sistema operativo embedded, pensiamo al router, alla telecamera, pensiamo a un sensore che raccoglie qui, che raccoglie tutti i dati dei nostri braccialetti perché magari c'è un sistema di tracciamento o cose di questo genere, ok? Molto spesso i sistemi operativi, gli OS proprio di questi oggetti, sono 10, 12, 15 anni indietro rispetto a quelle che sono le tecnologie di protezione di una macchina Windows o Linux o quello che è attuale. Quindi non hanno quelle che vengono chiamate le tecniche di anti-exploiting o sono molto molto banali. Ma già io ho fatto un talk nel 2010 parlando di sicurezza di Android, nel 2010 Android era ai livelli di questi affari qua, non c'era nessun tipo di tecnica di anti-exploitation e cose di questo genere. Molto spesso poi le tecniche per attaccare le interfacce di comunicazione, le interfacce di manutenzione, di gestione, di management di questi affari sono banalissime tecniche comuni, Telnet con password di default o comunque Telnet, HTTP con vulnerabilità comuni, password di default, comunicazioni di rete basate su traffico in chiaro, cose di questo genere, e interfacce e API web-based. Che cosa mai potrà andare storto? Okay. Questa la facciamo molto velocemente. Questa è una tabella di comparazione che sta sul sito di un progetto che si chiama Hardened BSD, non so se qualcuno lo conosce. È sostanzialmente una versione di FreeBSD a cui dei tizi stanno applicando delle patch di anti-exploiting a livello di kernel e cose di questo genere. Questa tabella di comparazione prende Hardened BSD, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD e fa vedere tutte le varie tecniche, adesso non entriamo nel dettaglio, e dice chi ce le ha di default e chi non ce le ha. Se prendete Linux probabilmente trovate solo queste tre, ok? Guarda, fino a qua. Okay? Perché parlo di Linux? Se questa slide non parla di Linux. Lo sapete voi qual è il sistema operativo più usato in ambito IoT, embedded, eccetera? Bravi, proprio lui, ok? Questo è un articolo, anche un po' polemico per carità, uscito sul Washington Post, quindi non sul Gazzettino della Nonna e non su una rivista specializzata, nel 2015, che parlava delle problematiche di sicurezza del kernel di Linux. E voi direte, ma Linux è un sistema operativo molto sicuro, lo sanno tutti, è meglio di Windows. No. A livello di design del kernel, di misure di anti-exploiting nel kernel di Linux, purtroppo Linux è indietro. È rimasto molto indietro rispetto a tutti gli altri sistemi operativi utilizzati comunemente, quindi Windows, Mac OS X. L'unico su cui probabilmente ha ancora, diciamo, delle feature migliori rispetto è FreeBSD. Tutti gli altri kernel, sistemi operativi general purpose, hanno delle funzionalità e dei meccanismi di anti-exploiting molto migliori rispetto a quelli del kernel di Linux. Tant'è che adesso c'è un progetto che si chiama il Kernel Hardening Project che vuole fare il backporting di tutta una serie di patch di sicurezza fatte dal progetto GR Security e da PAX dentro al kernel general purpose con tutta un cinema che c'è dietro di cui non ci interessa entrare. Però tenete presente che il kernel di Linux allo stato dei fatti, soprattutto com'è diciamo compilato di default negli oggetti embedded e negli oggetti
diciamo, nei server, nelle workstation, non è probabilmente il kernel adesso con lo stato dell'arte migliore. Un'altra cosa molto importante da valutare quando si parla di Internet of Things è questo: l'Internet of Billion of Things to Patch. Cioè, allora, un conto è aggiornare 10 server, 20 server, 1000 server, 100.000 server. Un conto è aggiornare 1 miliardo di sensori di parcheggio in giro per il mondo. Se ognuno di questi affari ha un suo piccolo firmware che ha una vulnerabilità e io gli ho messo uno in ogni sensore di parcheggio di un parcheggio intero per una città, per un continente, per il mondo, ok? L'idea di dover andare a fare l'aggiornamento di quegli affari è complicata. Senza contare che magari non sono aggiornabili. Ci sono degli oggetti che non sono aggiornabili o sono aggiornabili solo on site. Allora avremo dei nuovi schiavi che vanno in giro, prendono il sensore del sensore, lo attaccano a un USB, premono un tasto, lo riattaccano. Buon lavoro, ok? Quindi una cosa importante quando si valuta un discorso di IoT è intanto un buon livello di sicurezza di default, ma anche la possibilità di avere una gestione degli aggiornamenti, del firmware, eccetera, che sia sostanzialmente interessante. Fino ad arrivare al caso, e questo anche qui non è proprio IoT nel senso classico, ma pensate, chi di voi ha un cellulare? Chiunque. Chi di voi ha uno smartphone? Chiunque. Chi di voi ha l'ultima versione del firmware corretta rilasciata da Google sul suo Android o da Apple sul suo? Chi invece ha una versione che non è più supportata? Beh, non serve che alzate la mano, ovviamente era una domanda retorica, ok? Però alzate la mano, aspetta che me lo sei. Okay. Il concetto è quello, cioè ci sono un sacco di oggetti che non è più conveniente aggiornare perché mi vado a tirare delle rogne. Se io sono Vodafone, voglio dire, ti ho venduto 1 milione di telefoni che funzionano, perché devo andare a ingegnerizzare la patch, l'aggiornamento, distribuirlo su 1 milione di telefoni che poi magari non funziona e ho 1 milione di clienti che si incavolano, o invece lasciarglielo così com'è? Finché non è l'utente finale, che sia un consumer o business, che chiede al produttore, al fornitore di dargli un dispositivo aggiornato, avrò questo problema. Questo nell'IoT è uguale, ci sono un sacco di oggetti che vengono abbandonati. Facciamo un case study interessante, non tutti lo conoscono. Quel coniglio lì, quella bestia lì in alto a destra, la conoscete? È un coniglio di plastica orrendo, che muove le orecchie, fa dei suoni, delle voci. Si chiama Nabaztag, ok? Viene prodotto comunque in oltre 100.000 esemplari e nel 2005 era un numero notevole per un oggetto IoT. In più è proprio il paradigma dell'IoT. Non serve a un cazzo. La battuta è di Marco Calamari, questo è sempre delle slide che abbiamo fatto insieme. Il mio coniglio è l'unica cosa in informatica che in 30 anni di convivenza mi abbia fatto fare figura, bella figura con sua moglie, ok? Perché appunto muoveva le orecchie, diceva le cose dolci se lo programmavi e cose di questo genere. Questo per far capire quanto siamo stimati e riconosciuti nel mondo. Ha un pulsante sulla testa, due orecchie con i motorini, LED multicolori, un lettore RFID, ma soprattutto ha un firmware e una scheda Wi-Fi e veniva controllato da un server remoto che veniva usato per mandargli i comandi. Quindi il Nabaztag si collega a un server, io mi collego al server, mando i comandi e arrivano al Nabaztag. Anche questo è interessante nell'ottica IoT perché è il paradigma dell'IoT, è quasi sempre così. Cioè è difficile che voi avete un oggetto IoT che è comandato direttamente da voi. Spesso l'oggetto IoT, pure se sta a 1 metro da voi, va sul cloud, nella nuvola, si fa dire delle cose, manda delle cose. Cosa mai potrà andare storto? Ecco. Il protocollo del Nabaztag è interessante per fare un talk al volo, ma ci ho dedicato mezz'ora, abbiamo fatto un minimo di reversing, quindi Wireshark, e guardato cosa fa. Usa il protocollo di Jabber, l'XMPP, quindi scelta intelligente anche per l'epoca, che di base era comunque cifrato, in quel caso gli era cifrato con TLS, ok? Ma poi in realtà quando gli arrivano dei blob tipo gli MP3 di cui fare il play, eccetera, questi invece vengono trasferiti con delle normali richieste HTTP dal coniglio che faceva un GET sul server e così via. Ok? Quindi le due cose interessanti sono che sì, usa il TLS, quindi usa un protocollo cifrato per il canale di comunicazione dei comandi, ma non verifica i certificati. Quindi si può fare man in the middle, si può fare il giochino dei tre certificati, lui si sta collegando al server XMPP, al server Jabber a cui vuole collegarsi, io intercetto il traffico di rete, gli do un certificato qualsiasi, lui lo prende per buono e io faccio da man in the middle semplicemente usando il protocollo XMPP.
Oppure, meglio ancora, quando lui scarica l'MP3 per dire ciao amore, ti voglio bene, io sostituisco l'MP3 on the fly e dicendo il tuo coniglio è stato catturato, paga un bitcoin se vuoi riaverlo. Ok? Quindi, vabbè, qui c'è l'attacco, non stiamo a farlo, ma si fa con ARP spoof, con burp e con queste cose qua. Okay? Quello che vi ho appena detto. Quindi, traffico dei comandi cifrato, ma non verifica i certificati. Traffico dei contenuti in chiaro, quindi direttamente intercettabile. Utilizzo di risorse in cloud, quindi c'è tutto un canale, mi sfondo il server NASBATAC centrale, controllo tutti i NASBATAC del mondo. Ok? In più è anche orfano, nel senso che la società nel frattempo è fallita, è stata venduta, è rifallita, non se ne frega più nessuno, quindi il NASBATAC è un oggetto discontinuo e non esiste più, cioè ci sono dei server amatoriali, ma è un classico anche qui nell'IoT. Se il modello di business non funziona, io fallisco, comunque chiudo il progetto e io mi trovo con 100.000 conigli morti. Voi direte, vabbè, design del 2005, che case study ci fai vedere? Siamo nel 2018, dici qualcosa di più interessante. Va bene. Nel 2018, o meglio in realtà nel 2016, cioè l'articolo è del 2018, ma una ricerca è stata fatta nel 2016 che si chiama IoT and Security su ThreatPost, che è uno di questi vari siti di news di sicurezza informatica. Questo è quello, mi pare, sponsorizzato da Kaspersky, ma ogni vendor di antivirus ce n'ha uno, ok? IoT and Security, pinpointing the problems. Indovinate un po' che cosa hanno trovato nel 2016 questi ricercatori guardando tanti oggetti IoT. Hanno visto che, ok, 6 su 10 dispositivi hanno un'interfaccia di management che è vulnerabile a vulnerabilità classica, iOS injection, OS command injection, eccetera. Ok? L'80% dei dispositivi non richiede l'utilizzo di una password di una certa robustezza o complessità, quindi se io metto Pippo Pippo come password, lui non mi dice no, metti una password più robusta. Ok? Il 70% dei dispositivi permette di fare enumerazione degli utenti validi. Il 70% dei dispositivi utilizza Unencrypted Network Service. Nel 2016 il 70%, quindi quel caso del 2005 non era poi così isolato. Okay? E poi, vabbè, questa è un'altra cosa importante, soprattutto per la privacy, il 90% dei dispositivi collected at least one piece of personal information via the device and send it to the cloud. Non so se avete mai guardato il traffico che fa un'applicazione Android media o il sistema operativo medio, manda un sacco di informazioni vostre, chi siete, come vi chiamate, la lunghezza del pene, tutte queste cose qua, ai server di Google. Okay? Stessa roba fanno gli oggetti IoT. Ci sono anche qui una valanga di casi, il più eclatante è quello di questo app, di queste bambole, di queste, diciamo, giocattoli per bambini che avevano un meccanismo per riconoscere la voce, parlare, prendere fotografie, tutto su un server cloud dell'azienda, per di più sfondabile. Non è bellissimo. Questo oggetto qua, non so se riconoscete la forma, vi dico il nome, si chiama, dov'è che c'era? Vibratissimo, ok? Vibratissimo, un oggetto IoT che ha la sua interfaccia Bluetooth, il suo server cloud di Companion, e hanno trovato 2-3 vulnerabilità. Clear text storage of password, exposed administrative interfaces, okay? Customer database credential disclosure, un authenticator Bluetooth LE connection, anche questo è un classico. Se avete dispositivi che usano Bluetooth LE, che è una versione del Bluetooth fatta apposta per l'IoT che usa poca energia, ha anche poco sforzo nello sfondarla di solito, okay? E tutta una serie di altre cose. Voi direte, se io mi compro Vibratissimo, vorrei che la mia privacy fosse un minimo mantenuta, gestita con le corrette misure, in questo caso qua no, però è solo per fare un esempio. Un altro esempio, se qualcuno poi vuole vedersi la cosa un po' più veloce, va su, cioè un po' più completa, va sul sito di Report e cerca, si chiama Voglio piangere la puntata. Abbiamo preso un IPCAM qualsiasi comprata al supermercato, okay, portata a casa e abbiamo guardato che cosa si poteva fare con questa IPCAM, soprattutto che cosa si poteva fare con questa IPCAM a insaputa della persona che installava l'IPCAM nel suo appartamento. Sapete cos'è un IPCAM? È una webcam che ha direttamente lo stack TCP/IP e parla con internet. Okay? Questo è il difficilissimo e complessissimo exploit necessario per entrare, una volta che sai l'indirizzo IP pubblico, che la trovi con Shodan o così via, nella interfaccia di amministrazione dell'IPCAM. Invece che fare /login, fai get login e lui ti dice la password, l'utente e la password impostati in quel momento.
Questa è una vulnerabilità del 2004 pubblicata da Luigi Ariemma e che a tutt'oggi non è stata risolta. Cioè questo firmware non è del 2004, è del 2015, 2016, 2017. Okay? Facendo un'ulteriore ricerca, un signore francese, si chiama Pierre qualcosa, adesso non mi ricordo il nome, Pierre Kim, aveva preso anche lui un po' di, diciamo, webcam varie e ha scoperto che sostanzialmente ci deve essere più o meno un unico produttore del firmware di questa webcam che viene venduta a 800 milioni di produttori diversi, tant'è che secondo lui erano addirittura 1250 camera models, quindi 1250 modelli diversi che hanno alla fine della fiera lo stesso firmware, che deve essere peraltro un firmware fatto burn and forget, nel senso che viene rilasciato, non ci sono aggiornamenti eccetera, cioè ogni volta che fanno uno stock, fanno magari qualche modifica, buttano dentro qualcosa, ma poi ciao, grazie, arrivederci. E in questo firmware c'era una valanga e mezzo di vulnerabilità, ok? Per esempio un'altra che avevamo visto al terzo minuto, al secondo minuto di Wireshark è che questa applicazione, oltre a fare come fanno spessissimo le webcam, cioè utilizza il protocollo Universal Plug and Play per chiedere al vostro router di essere visibile su internet, ok? Una delle peggiori bestialità nella storia. Cioè voi mettete un oggetto che ha l'Universal Plug and Play sulla vostra rete interna, protetta dal vostro NAT, e questo oggetto dice al vostro router, e se il router ce l'ha abilitato, quindi disabilitate l'Universal Plug and Play domani se ce l'avete abilitato, vorrei essere visibile da internet. Il router dice, ma certo, che porta ti serve? Track, l'81, vai, tranquilli. Quindi da quel momento in poi, sull'IP pubblico del vostro router, sulla porta 81, è accessibile la vostra webcam. Quindi quella vulnerabilità di cui sopra. Per chi non volesse usare direttamente l'indirizzo pubblico della cam, c'è anche una bellissima applicazione in cloud. Io non avevo mai visto una porcata del genere, giusto, con 10 minuti di Wireshark. Questa applicazione in cloud praticamente incapsula in UDP, quindi manda i pacchetti UDP verso un server su Amazon, su AWS, ok? Del traffico HTTP. Quindi fa dei pacchetti UDP, ci fa delle richieste HTTP e le butta di là e ha le risposte così. Okay? Ovviamente tutto in chiaro. Non solo, in questo traffico ci mette anche il seriale della camera che è facilmente predicibile, quindi non è che è ZK underscore 914 e il suo è diverso, no. I seriali della camera sono 0001, 0002, 0003. Se unisci questo alla password di default, tu mandi all'applicazione in cloud una richiesta dicendo sono il possessore della camera con serial 1 con la password di default, mi fai vedere la mia camera? Se imbrocchi la password di default, vedi la camera di qualsiasi altro. Quindi decine di progetti di prodotti diversi, tutti derivati dallo stesso firmware. Universal Plug and Play, credenziali di default, tant'è che la famosa botnet Mirai usava anche le credenziali di questa camera qua. Un out bypass sull'interfaccia di login noto dal 2004. Traffico in cloud e assolutamente nessuna possibilità di avere il minimo aggiornamento del firmware della camera. Cioè l'unica possibilità è comprare un modello successivo sperando che abbiano fissato le vulnerabilità che avete voi. Questo è uno dei 500.000 articoli alla settimana che escono sulle webcam aperte su internet, c'è tanto di siti tipo Camroulette o cose di questo genere che vi fanno vedere delle webcam a casa. Queste sono le più scioccanti perché c'è tipo una control room di una centrale nucleare, bambini e cose di questo genere. Andiamo a chiudere che siamo già in ritardo coi tempi. Allora, questa è la OWASP IoT Acta Surface Areas, quindi è sicuramente la, diciamo, risorsa che se voi sviluppate IoT e se siete sviluppatori di IoT dovete andare a conoscere come le vostre tasche per sapere quali sono tutti i vettori di attacco, tutta la superficie di attacco che quando sviluppate un firmware, un'applicazione eccetera dovete andare a considerare. Allora, per gestire correttamente sta roba, awareness, E stands for internet, quindi quando fate un oggetto IoT questo oggetto ricordatevi che finirà su internet, e internet è un ecosistema estremamente violento, estremamente dove avete 4 miliardi di persone che non sapete neanche chi siano, che potrebbero avere delle vulnerabilità zero day o semplicemente poter voler entrare nel vostro oggetto più o meno mirato, non è che ce l'hanno con voi, ndokoyokoyo, cioè spazzolo tutta la porta 81, ok, e se trovo una webcam con quella vulnerabilità lì intanto ci entro, poi vado a vedere cos'è. Security by design, privacy by design, questo per fortuna ce lo impone in teoria anche il GDPR, quindi almeno questo, almeno come termini, dovrebbero essere abbastanza noti. E poi secure software development lifecycle, cioè ragionare nell'ottica di sviluppo del software con aggiungendo la security all'inizio, non alla fine o mai come spesso si fa.
Consiglio poi di usare piattaforme, framework, protocolli e standard noti e sicuri. Di solito, soprattutto in ambito crittografico, ma più in generale in sicurezza informatica, chi si inventa l'acqua calda spesso la fa fredda, ok? Cioè, se voi decidete che vi fate il sistema di autenticazione vostro, che tanto nessuno sa come funziona, molto probabilmente state facendo una porcata, ok? In più, andate poi, una volta che avete il prodotto più o meno funzionante, a farvi fare una security review, sia dal lato progettuale, sia proprio tecnico, quindi un penetration test, quello che è, da qualcuno che quella roba lì la sfonda a colazione, ok? Quello sicuramente ha senso. Vi ho comunque messo nelle slide, che saranno immagino scaricabili dal sito dell'ESC, due o tre link che ha senso leggere, perché poi anche lì, se vado a cercare IoT Security su Google, trovo 100.000 link. Diciamo che questi sono i più interessanti, almeno quelli secondo me. Se non l'avete mai guardato, andate a vedervi Shodan. Shodan è un motore di ricerca dell'internet delle cose, e potete cercare per banner, per porta, per cose di questo genere, e trovate un miliardo di webcam, un miliardo di apparati industriali, eccetera. Un altro sito che a me piace molto è il ThingsCon Collector. Cos'è il ThingsCon Collector? È un motore di ricerca che cerca solo nei titoli e negli abstract delle conferenze di sicurezza informatica. Tenete presente che, per come funziona la sicurezza informatica adesso, la ricerca, se io scopro una vulnerabilità interessante su Zigbee, su Pippotronic, su quello che è, molto probabilmente o lo faccio perché lo faccio per qualcuno che mi paga molto bene e me lo tengo segreto, o lo pubblico perché voglio farmi pubblicità, voglio farmi conoscere, eccetera. Per cui, se domani avete a che fare con un protocollo, con un oggetto che non conoscete, andate lì e cercate il nome di quell'oggetto, Siemens, Simatic, quello che è, e trovate probabilmente tutto lo scibile pubblico su quello che è l'offensive security, quindi le tecniche di attacco verso quel tipo di affare. Abbiamo sforato solo di 6 minuti, quindi a questo punto vi chiederei se avete delle domande o se avete delle risposte, altrimenti vi ringrazio e torno a mettere della musica.